Hashtag Consiglio. Tweet dal Consiglio Provinciale di Trento. Sarà visitabile a Palazzo Trentini fino al 6 agosto prossimo la bella mostra Il viaggio di Amabile, che a 20 anni dalla canonizzazione ripercorre la storia straordinaria di Santa Paolina Visintainer, la prima santa trentina che all'età di 10 anni emigrò con la sua famiglia da Vigolo Vattaro al Brasile, dove avrebbe fondato la congregazione delle piccole suore dell'Immacolata Concezione, che conta oggi una presenza missionaria in 16 stati brasiliani e in 12 paesi al mondo. A Palazzo Trentini, in via Manci 27, a Trento, a cura di Camilla Spagna e Francesco Camin, con ricerca storica e testuale di Giulia Forti. Rispondere ai bisogni di benessere psicologico delle persone, intercettare in tempo segnali di disagio, offrire un servizio di prossimità senza dover attendere tempi biblici. Questo è l'obiettivo del disegno di legge depositato in Consiglio Provinciale dai consiglieri Paola De Magri, Sara Ferrari, Ugo Rossi e Paolo Zanella, che propone di destinare 3 milioni di euro del bilancio provinciale per garantire uno psicologo almeno ogni 8-10 medici di famiglia. Lockdown, distanziamento, restrizioni, la pandemia ha sensibilmente aggravato le sofferenze psicologiche che il provvedimento intende intercettare e curare. Esame assegnato alla quarta commissione permanente. Giovani tra i 18 e i 28 anni hanno tempo fino alle ore 12 di lunedì 25 luglio per accedere ai bandi estivi per il servizio civile presso il Consiglio Provinciale, per fare esperienze in ambito giornalistico, in ambito artistico e culturale, su aspetti legislativi, sulla didattica all'interno del progetto Visite guidate con le scuole, oppure presso il Forum per la pace e i diritti umani sulle tematiche della non violenza. Maggiori informazioni chiamando Rodolfo Ropelato al numero 366-9302-653 oppure consultando il sito del Servizio Civile della provincia. Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.